Il TAR, Tribunale Amministrativo dell'Umbria, ha revocato la sospensiva dell'avvio il 18 settembre prossimo dell'apertura generale della stagione venatoria, la stagione di caccia. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla caccia Roberto Morroni. La regione ha spiegato che la decisione è stata presa a seguito dell'udienza che si è svolta martedì, in cui è stata esaminata l'opposizione della stessa regione circa il decreto cautelare 119/2022. Ha quindi emesso oggi un'ordinanza con cui ha revocato la sospensiva, consentendo la piena attuazione del calendario venatorio 2022-2023, approvato già dalla Giunta regionale dell'Umbria. Si è tenuta mercoledì mattina presso il villaggio della Carità di Perugia un'iniziativa di rilevanza sociale promossa in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, che ha visto coinvolte la Caritas Diocesana e l'AMATA Umbria ODV, Associazione Malati Alzheimer e Telefono Alzheimer, nata nel capoluogo umbro 25 anni fa grazie all'opera di un gruppo di geriatri, volontari e familiari impegnati nell'assistenza di anziani malati di Alzheimer. Il ruolo della Caritas in questa giornata è continuare sempre a sensibilizzare la vicinanza agli anziani, la vicinanza ai malati di Alzheimer e a chi accompagna, ai caregiver, ai familiari, a tutte le persone che accompagnano questi anziani in questa profonda fragilità. E quindi non può che esserci veramente da parte nostra una gioia immensa di poter collaborare con l'associazione AMATA, che oggi compie anche i suoi 25 anni di attività, e poter sostenere in ogni modo tutte le possibilità appunto a sostegno della fragilità dei nostri anziani. È un'iniziativa che rientra nel progetto Fili d'Argento della Caritas Diocesana, avviato lo scorso ottobre, un sostegno concreto della Chiesa alla popolazione anziana autosufficiente. Il progetto Fili d'Argento comprende attualmente laboratori di orticoltura e di cucito creativo, entrambi ospitati nel complesso del villaggio della Carità. Al centro della mattinata dedicata all'Alzheimer è stato in programma anche una tavola rotonda con intervalli musicali che ha visto intervenire studiosi ed esperti di una patologia che in Italia colpisce più di 1 milione di persone e nella sola Umbria ne sono affetti oltre 10.000 anziani. Com'è la situazione Alzheimer? La situazione in questo momento è veramente difficile, proprio perché le proiezioni ci danno un sempre maggiore incremento dei soggetti che andranno incontro a questo tipo di malattia a causa dell'invecchiamento della popolazione. In questo momento non abbiamo farmaci che curano la malattia, ma abbiamo dei farmaci che possono rallentarne comunque il decorso, quindi sarebbe molto importante che tutto il mondo medico anche utilizzasse questo tipo di trattamento. Trattamento che però non è solo farmacologico, molto del trattamento per i malati di Alzheimer è anche di tipo psicosociale, quindi anche tutte le attività che associazioni come ad esempio AMATA Umbria portano avanti, quindi stimolazione cognitiva, giornate di socializzazione, rappresentano un insieme di attività che rappresentano a loro volta la cura anche per la malattia di Alzheimer. Certo, quello che ci manca ancora sono sostegni sempre più forti per i familiari, penso ai centri diurni che dovrebbero essere molti di più proprio per permettere di poter assistere in maniera più accurata, in maniera anche più mirata il soggetto con la malattia di Alzheimer. E speriamo anche ora che sta nascendo il piano nazionale demenze, quindi è stato finanziato finalmente per la prima volta, che ci sia la possibilità anche di far sì che in tutta la regione Umbria tutti i centri specialistici, cosiddetti CPCD, possano avere una uguale presenza in tutto il territorio regionale e quindi dare risposta a tutta la popolazione. La giornata è stata anche l'occasione per festeggiare i 25 anni di AMATA, associazione che si è appunto costituita il 5 settembre del 97 con l'intento di riunire familiari, operatori volontari e persone per difendere i diritti delle persone con demenza e delle loro famiglie mediante azioni. Buongiorno a tutti, questa giornata è una giornata importante perché possiamo dopo 3 anni celebrare di nuovo la giornata mondiale Alzheimer con una tavola rotonda che vede impegnati le persone che lavorano in questo ambito, sia a livello regionale, comunale, di ospedale e di case per anziani. È un'occasione anche per fare festa perché la nostra associazione che si chiama AMATA Umbria, nata 25 anni fa, coglie
l'occasione di oggi festeggiare il suo compleanno. Per questo ci sono anche i cori del comune di Perugia, guidati dal maestro Maurizio Vignaroli, che ci faranno festa all'inizio di questa giornata per poi proseguire con i lavori, che prenderanno in esame le problematiche che attualmente hanno i pazienti con Alzheimer della nostra città e regione e anche le loro famiglie. Gli imprenditori di Confindustria Umbria hanno incontrato nella sede dell'associazione a Perugia alcuni dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Un momento di confronto aperto dal presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Brizzarelli, per approfondire le tematiche di specifico interesse delle imprese. I candidati in circa due ore hanno risposto alle domande sui temi generali e a quelle su temi specifici provenienti dalla platea di imprenditori presenti: caro energia, famiglia, imprese, bonus edilizia, PNRR, politiche attive del territorio e rapporti con la pubblica amministrazione. Questi temi al centro del dibattito. In particolare ai candidati sono state sottoposte le questioni che più stanno a cuore al mondo produttivo e di più stringente attualità, a partire dal drammatico e inarrestabile aumento del costo di gas, energia e materie prime, all'impiego delle risorse del PNRR, alla velocizzazione dei tempi per le procedure amministrative e autorizzative che condizionano l'attività di impresa e più in generale alle politiche di sviluppo economico del territorio umbro. È stata presentata l'edizione 2022 di Sharper, la notte europea dei ricercatori, alla nona edizione. L'evento, che torna in presenza, si svolgerà a partire da venerdì 30 settembre prossimo a Perugia e a Terni, con un ricco programma di eventi di divulgazione scientifica frutto del contributo di docenti e ricercatori dell'Ateneo Perugino e in altre 12 città. Sharper si svolgerà in 14 città italiane: Ancona, Camerino, Cagliari, Catania, Genova, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia appunto, Sassari, Terni e Trieste. L'edizione 2022 che gli organizzatori hanno voluto dedicare a Piero Angela per ribadire la necessità del dialogo e della collaborazione tra i mondi della comunicazione, della ricerca e della scuola. Oltre 1000 iniziative sono in programma nelle 14 città, tra eventi, presenze e attività online, spettacoli e concerti, visite live e virtuali, workshop, seminari e conferenze, dimostrazioni open lab, esposizioni fisiche, mostre digitali, giochi e quiz. Un programma composito, multidisciplinare e multicanale che si ispira alle 5 missioni previste in Horizon Europe relative alle sfide chiave per il futuro europeo e globale. L'occasione della notte dei ricercatori, che ripeto coinvolge tutto il paese, noi da questa nostra regione coordineremo 14 sedi universitarie in cui tutti saranno coinvolti, in cui racconteremo quanto si fa nei laboratori del nostro Ateneo. I giovani, molto spesso ricercatrici e ricercatori, che poi con il loro lavoro determinano dei cambiamenti epocali, il miglioramento della qualità della nostra vita, noi non ne vediamo i volti, ma sono loro i veri protagonisti. E i nostri giovani devono capire che cosa la ricerca può produrre come qualità, come benessere. E la scelta dei cambiamenti climatici, la scelta di tutta la ricerca che si fa per la lotta ai tumori, sono due segnali che noi vogliamo dare di come si può costruire una società del domani, perché non bisogna aspettare a domani, bisogna cominciare a pensarla da oggi. E ovviamente poi ci saranno tantissime altre occasioni per esplorare tantissima attività di ricerca che si fa nell'area umanistica, nell'area scientifica, nell'area su cui noi oggi siamo particolarmente valorizzati come eccellenza, pensate ai materiali, pensate all'aerospazio, insomma tutto un settore, un ambito su cui finalmente il nostro Ateneo ha riconquistato quell'autorevolezza che devo dire meritava già da prima, perché ricercatrici e ricercatori nel nostro Ateneo hanno sempre lavorato nell'interesse di questo territorio e nell'interesse del Paese. E quindi benvenuti a questa edizione 2022 di Sharper. Una delle più importanti novità dell'edizione 2022 è la Researcher at School. Con l'apertura dell'anno scolastico, più spazio sarà dato infatti alle iniziative di informazione e coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado. Un ricco programma che prevede progetti speciali portati avanti congiuntamente a livello nazionale come Sumo Science, Ricerca Improbabile e Research Show. Allora, la notte europea dei ricercatori torna nell'ultimo fine settimana di settembre, venerdì 30 e sabato 1 ottobre. Il clou degli eventi si svolgerà venerdì 30 a Perugia e a Terni, a Perugia nella zona universitaria al mattino e al pomeriggio ai Giardini del Frontone.
a Terni attività con una corsa podistica che collegherà i temi della ricerca e dello sport, dei nuovi materiali e della ricerca che aiuta a vivere meglio. Avremo una maratona online di 28 ore dal venerdì al sabato all'ora di pranzo che collegherà le 14 città coinvolte in Sharper. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo della Notte Europea dei Ricercatori è quello di avvicinare il cittadino al ricercatore, di alimentare il dialogo tra chi quotidianamente lavora nei laboratori e chi quotidianamente applica le scoperte, le invenzioni, le sfide che chi sta in laboratorio affronta. Dialogare in modi diversi e coinvolgenti. Con un G20 della pasta in cartellone torna a Foligno, il Festival dei Primi d'Italia. La manifestazione alla 23esima edizione è in programma dal 29 settembre al 2 ottobre, prevede un programma con protagonisti chef stellati e personaggi del mondo dello spettacolo e dell'informazione, con l'obiettivo di celebrare il primo piatto e gli ingredienti agroalimentari utili alla realizzazione del piatto. Il G20 della pasta, tra le novità dell'edizione 2022, consentirà di riflettere nella giornata del 30 settembre sullo stato di salute di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. Con la partecipazione di istituzioni e attori della filiera, il festival prevede per il 28 settembre una cena di anteprima presso la caserma generale Ferrante Gonzaga del Vodice, sede del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Tra gli interpreti principali della maratona culinaria, articolata in 4 giorni, pasta, riso, zuppe, gnocchi, polenta e i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo. All'interno dell'evento saranno allestiti 11 villaggi del gusto regionali, tra cui uno gluten free. I visitatori della manifestazione potranno assaggiare ricette di primi piatti delle varie regioni servite con orario continuato nelle taverne barocche. Non mancheranno show cooking e laboratori per bambini. Tra gli chef che parteciperanno alla manifestazione, il 3 stelle della Michelin Mauro Uliassi. I primi d'Italia sarà consegnato a Nicoletta Spagnoli, Eleonora Pieroni, Tiziana Tresciatti, Stefano Chiocchini, Tiberio Timperi, padre Enzo Fortunato, Eleonora Giorgi, Massimo Martelli e alla Bartoccini Forti Infissi. L'ospite di oggi è Aldo Amoni, EPTA. Presidente, ci siamo? Sì, ci siamo. State per cominciare il festival di quest'anno, parliamo dei primi d'Italia, sarà scoppiettante. Ce ne parla un po' lei? Sì, vabbè, è il momento giusto. Abbiamo sofferto nel 2020 e abbiamo sofferto anche nel 2021. Ci sembrava molto importante fare veramente una cosa strepitosa. Quindi facciamo una cosa proprio veramente alla grande. A cominciare dal G20 della pasta. Il titolo è Che pasta sei? Che cos'è? Con il professore, come si chiama lì? Non so, non muore il nome. Fanno questo con G20 della pasta, Pignataro, ecco, con Pignataro, che ha invitato 20 grandi della pasta, a cominciare dal sindaco di Gragnano, che è lì il capitale della pasta. Noi siamo il capitale dei primi, loro il capitale della pasta. A cominciare da loro si riuniscono in un albergo del Foligno e poi il giorno dopo ci danno il risultato di Che pasta. Senta, Presidente. Questa è la cosa più importante. Ecco, sentiamo malissimo. Dimmi. Dicevo, ma come è venuta l'idea dei primi d'Italia a voi, a Foligno? Allora, devo essere sincero e onesto. L'idea dei primi d'Italia non è venuta a Foligno, è avvenuta attorno a un tavolo della Confcommercio a Città di Castello. Ecco. E stavamo lì in un ristorante, dici i primi, vado su buoni primi, e qualcuno che ci aveva il ristorante, che era Mangione di Città di Castello, dice: ma perché non facciamo una festa dei primi? E abbiamo fatto la prima festa dei primi, l'abbiamo fatta lì a Città di Castello, ma non è riuscita. La seconda è stata fatta a Spoleto, ma non è riuscita. Un giorno Mangione mi chiama e mi dice, perché io dico: Mangione, senti, mi vuole che mi vieni a trovare a Foligno, che ti devo far vedere qualche cosa di importante per i primi d'Italia. E l'ho convinto e è venuto a Foligno. E è venuto a Foligno e gli ho fatto vedere le taverne della Quintana. Mi pare evidente.
Senta Presidente, lei ci sta facendo vedere una delle migliori piazze umbre, che è Piazza della Repubblica, sì. però si mette al centro, se no mi va fuori quadro, dopo in televisione diventa un problema. Ecco, perfetto. Quando si comincia? Il 29, giusto? Cominciamo il 29. Il 29, giovedì. Cominciamo il 29 in Piazza della Repubblica con un grande complesso. Abbiamo scelto i complessi del Folignate per dare lustro e per dare importanza anche a questi ragazzi di Foligno. Ma questi non sono più ragazzi, i primi che vengono, perché hanno l'età mia perlomeno. E i CAB 2, cominciamo con i CAB 2 e nella serata premiamo due grandi personaggi dello sport. Premiamo la signora Trasciatti, che è la prima donna arbitro di linea maschile, e poi c'è l'arbitro anche femminile, e poi premiamo la squadra della Bartoncini Porta Infissi Pompa Serie A di pallavolo, e poi partiamo con i grandi CAB 2, questo è, e apriamo tutte le taverne. Oh, senta, i villaggi del gusto, io sto vedendo villaggi del gusto, cucina, corsi e percorsi, boutique della pasta, mostre e mercati, primi d'Italia Junior e Cookie Show, insomma ce n'è, sì, per tutto, per tutti, ce n'è per tutti i gusti, i primi Junior per i bambini, la pasta show per le esperienze per le mamme, e poi facciamo anche la pasta per le nonne. Con nonna Pina facciamo la pasta, 44 gatti per i bambini, e poi abbiamo questi 11 villaggi del gusto, e quest'anno siamo ritornati alle specialità regionali. Senta, ma a tavola con le stelle? A tavola con le stelle ci abbiamo Lagrimino della Cica di Perugia, che è una stella, ci abbiamo Reganari, che è un'altra stella stellata, e ci abbiamo la signora Baccari, che è un'altra stellata, che già è venuta l'anno scorso e l'abbiamo riportata perché ci ha avuto un grande successo. Uno dei luoghi simbolo della città è la caserma Gonzaga. Sì. Che fate lì? E l'hai detto tu, è un luogo simbolo, è un luogo in cui noi dobbiamo ringraziare questa caserma Gonzaga perché dà un maggior valore economico alla città. E allora noi, che siamo Confcommercio, caro Migliosi, siamo sempre Confcommercio di Foligno, abbiamo voluto ringraziare la caserma con una grande cena, ma non è solo la cena, è che ho chiamato tutti i generali che si sono succeduti in questi 25 anni, e quelli che vengono li premerò come primi d'Italia. Bene, questo quando sarà, Presidente? Il 28, e sono contento se sei presente. Il 28 alle ore 21 in caserma. Grazie, su questo ci conti. Quale legame c'è con la Quintana di Foligno, che si è chiusa da qualche ora? Il legame che abbiamo con la Quintana di Foligno è quella cosa che ti ho detto all'inizio. Cioè, quando ho invitato Mangione in Piazza della Repubblica e gli ho fatto vedere una taverna, quando gli ho fatto vedere che la taverna c'aveva tutto, i fuochi, il gas, la corrente, i piatti, i bicchieri, lui la prima domanda che mi ha fatto dice: quante ce n'hai di queste? Dico: Mangioni, quante ne vuoi? Ce n'ho 10, se servono di più. E allora dice: no, ferma tutto, i primi tagli li facciamo a Foligno. Quindi il legame che abbiamo è con le taverne della Quintana. Era dolosa la domanda. Presidente, grazie. E ci vediamo all'inaugurazione. Arrivederci. Aspetto, grazie. Tre grandi appuntamenti con la musica sinfonica corale che si terranno ad Assisi, Todi e Roma: una messa solenne, due concerti, una conferenza seminario, una tavola rotonda ed una presentazione della monografia di Don Lorenzo Perosi. E quanto prevede l'anno perosiano? Kermesse che raccoglie una serie di appuntamenti artistici di estremo pregio organizzati dall'Associazione Fabbrica Armonica in collaborazione con la Provincia Serafica dell'Ordine Frati Minori di Assisi, Diocesi di Orvieto Todi, il Conservatorio di Avellino e il Santuario di Collevalenza a Todi, che hanno preso il via lo scorso 31 luglio per concludersi il prossimo 17 ottobre. Una manifestazione con eventi tutti a ingresso libero grazie al sostegno di Fondazione Perugia, che vuole celebrare i 150 anni della nascita di Don Lorenzo Perosi. Prolifico musicista, per molti anni direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina, considerato uno dei compositori di musica sacra più importanti del Novecento. La manifestazione Anno Perosiano è particolare nel suo genere perché nel festeggiare il 150° della nascita appunto di Lorenzo Perosi ha
ha avuto un focus su tutta la produzione di Don Lorenzo Perosi, appunto non solo la musica sacra ma anche la musica da camera. 8 eventi che sono iniziati già nel mese di agosto, che hanno visto protagonista appunto la musica da camera di Don Lorenzo Perosi, poi concerti per organo, una conferenza sulla vocalità e per finire questi grandi 3 giorni dedicati alle composizioni corali e sinfoniche di Don Lorenzo Perosi, che coinvolgono le città di Assisi, Todi e Roma, nei luoghi più belli della nostra regione. E con i Laudesi Umbri di Spoleto siamo orgogliosi di partecipare a questo evento che si prefigura come un evento unico nella nostra regione Umbria, anche per il fatto che a dirigere i concerti ci sarà lo stesso Valentino Miserax Grau, erede diretto di quella scuola romana che ha come grande erede appunto il grande Pierluigi da Palestrina. E questo evento appunto si prefigura a celebrare i 150 anni di Lorenzo Perosi, e proprio per questo è un evento unico a cui siamo orgogliosi di partecipare. Avremo il modo di fare questi 3 giorni, uno ad Assisi e poi a Santa Maria degli Angeli, a Todi e a Roma, e dove appunto eseguiremo musiche del maestro Perosi, tra cui la messa prima Pontificalis, l'oratorio tratto dalla Passione di San Marco, la Cena del Signore e altre musiche di Perosi, proprio per celebrare questo 150° anniversario dalla sua nascita. È stato presentato questa mattina dallo stesso presidente del Perugia Massimiliano Santopadre, il nuovo allenatore che ha già diretto un paio di allenamenti della squadra. Si tratta, come sapete, di Silvio Baldini, 64 anni, massecano, quindi toscano, che è un autodidatta, può parlare come ha fatto di Pitagora, dicendo che il calcio si gioca su un rettangolo ed è una questione anche matematica di spazi, di misure, di tempo e di armonia anche tra i vari reparti della squadra. Parla appunto di psicologia, si è portato dietro, per la verità, anche un mental coach professionale, un dottore, Nicola Colonnata, e parla anche di altre cose. Ha fatto per esempio un aneddoto, ha portato ad esempio un aneddoto spiegato ai giocatori, e che cioè gli Sherpa, quelli che accompagnano gli alpinisti sulle cime più alte del mondo, non hanno l'attrezzatura degli scalatori veri e propri, ma arrivano in cima perché conoscono l'animo della montagna, l'anima della montagna, perché hanno il passo e inseguono anche loro se stessi. È un concetto che ha cercato di spiegare ai calciatori, ed ha anche sottolineato, lui che è il 14° allenatore della gestione Santopadre in 10 anni e il 54° negli ultimi 50 anni, dal 1971 ad oggi, ha cercato di spiegare che cosa vuol dire giocare col sogno di portare la squadra in A. Non è una promessa, è un approccio al calcio che debbono avere i giocatori, i quali debbono sentire l'animo della città. Ora vedremo, e degli sportivi, dei tifosi, ora vedremo che tipo di corde muoverà l'allenatore per ottenere questo risultato,
Di certo è che sul piano tecnico ha annunciato che la squadra si schiererà con il 3-4-1-2, quindi con due punte ed un trequartista e la difesa a tre, come è avvenuto con Alvini e con Castori quest'anno, perché, ha spiegato, la squadra Giannitti l'ha costruita proprio per il 3-5-2 o per un 3-4-2-1 o 1-2, come appunto avverrà nelle prossime partite del Perugia. È un personaggio sicuramente Baldini, un autodidatta, ma assetato di conoscenza. Credo che sarà in grado di farsi voler bene e stimare. Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Tempo stabile e solo isolati fenomeni sull'Italia nei prossimi giorni. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 22 settembre. Locali piogge al mattino su Sicilia e Sardegna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con tempo stabile su buona parte della penisola, maggiori addensamenti sulle isole maggiori dove saranno possibili ancora acquazzoni sparsi. In serata e nottata residue piogge su Sicilia e Sardegna, stabili altrove con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve aumento al nord ed in calo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.